vi saluta anche Pusin. Allora, questo è il video tag, nerd tag, e mi faceva piacere farlo, mi è piaciuto molto quando ho letto le domande, e quindi ho detto, ma sì, facciamo anche noi, tanto per fare un video, insomma, un po' diverso, tra virgolette, dal solito. Dunque, lui resterà qui a farci compagnia mentre facciamo questo video. Allora, inizio con la prima domanda. A che età hai iniziato a usare il PC? Dunque, io il PC l'ho iniziato a usare abbastanza tardi, perché in realtà l'ho iniziato a usare tipo sui 12 anni, perché a casa di... quando ero a casa con mia mamma non ce l'avevamo, insomma, non avevamo proprio internet, e quindi abbastanza tardi. Poi ho recuperato, però va bene. Poi, numero 2, quando... ha iniziato a navigare sul web è perché, più o meno, ha sempre l'età, insomma, quando ho iniziato a usare il PC ho iniziato a usare anche internet, all'inizio appunto a scuola, perché a casa non l'avevo, e quindi quando ero a scuola, vabbè, lo usavo per scuola principalmente, poi magari durante le ore buche o quelle cose lì, andavi su qualche sito a vedere qualcosa, insomma, adesso sinceramente non mi ricordo. Penso che una delle prime cose che ho fatto sul computer è stato iscrivermi a un sito che si chiama Usegang, che in realtà è un sito svizzero, quindi sicuramente non lo conoscete, ed è un sito dove praticamente ci sono le foto di quando vai nei locali e quelle cose lì, insomma. Penso sia il primo sito dove mi sono iscritta, prima ancora di Facebook, di tutto, era quello. Poi, quante ore passi al giorno online? Allora, nel periodo che sono a casa, a proposito, scusate se sono un po' devastata, ma sono tornata tipo da mezz'ora dal lavoro. Per chi non lo sa, io lavoro in un ristorante, quindi principalmente lavoro la sera. E quando sono a casa sto parecchio su internet, perché guardo molto streaming, vabbè, su Facebook naturalmente, ma principalmente per lo streaming. Tutti i miei telefilm e cose varie che seguo, quindi appunto per quello. Poi, quindi, allora, quante ore? Sinceramente non ci ho mai pensato. Diciamo parecchie. Poi, numero 4, quale dispositivo console preferisci per giocare? Allora, io non gioco tantissimo, ecco, questo non lo faccio molto, devo essere sincera. Gioco proprio con qualche giochino e usavo, vabbè, Facebook, quindi principalmente usavo il computer, e poi gioco tipo a carte sull'iPhone, sul telefono, ecco, quindi faccio giochini e uso solo quelli. Poi, numero 5, quali sono i tuoi videogiochi preferiti? Appunto, videogiochi non tantissimi. Allora, principalmente usavo quelli di Facebook, mi piaceva molto Castleville, molto carino, poi vabbè, poker, burraco e tutti questi giochini qui di carte, scopa, briscola, di tutto, questi. Poi numero 6, che anime o cartoni animati preferisci o preferivi? Vabbè, il mio, the best, è Dragon Ball, in assoluto, per me è il mio cartone. Prima ancora, vabbè, era Sailor Moon, quando ero piccina, guardavo tantissimo, oddio, aiuto, Sailor Moon. Scusate, ci sono i miei gatti che si stanno arrampicando dovunque. E quindi sì, direi che questi due sono i miei preferiti. Poi, se devo pensare a altri cartoni che mi piacevano molto, Rossana. Rossana era, cioè, il mio amore, veramente. Io ero innamoratissima di Eric. E quindi, aiuto, mi vergogno. No, vabbè, comunque sì, Rossana anche. Poi, numero 8. Ah no, numero 7, guardi ancora cartoni e anime? Certo, certo che sto guardando i cartoni e anime. Sto proprio adesso vedendo le nuove puntate di Dragon Ball, che si chiama Dragon Ball Super, che sono sottotitolate in italiano, se vi interessano, in lingua originale, però ci sono. Speriamo che le facciano poi anche in italiano. Poi, numero 8, come consideri la gente che fa cosplay e partecipa alle convention? Allora, a me piace tantissimo, sia vedere i cosplay sia partecipare. Sono stata a poca roba, nel senso che tipo l'anno scorso sono stata al Cartomitz, qualcosa del genere, qui, oddio mi si è spento lo schermo, ok, qui a Milano, Cart Comics, sì, giusto, e bellissimo, non ero travestita, però appunto mi piacciono molto, e prima o poi vorrei davvero travestirmi anch'io, insomma, parteciparne a uno travestita come si deve. Sì, che figo! Basta. Peccato, ecco, che ho un marito che non è tanto propenso.
Non perché non sia un nerd, perché lui è un grandissimo nerd. Anzi, doveva fare questo video insieme a me, a dire il vero. Però poi alla fine ha disertato. E, solo che non gli piace travestirsi, cioè tipo anche a Carnevale, a Halloween, non c'è verso. Quindi vabbè. Numero 9. Ti piace leggere manga e fumetti? Allora, in realtà manga e fumetti ora come ora non ne sto leggendo. Mi piace leggere in generale. Manga e fumetti, io leggevo quelli di Rossana, ho letto quelli di Sailor Moon e anche di un altro che adesso non mi viene il nome, Ranma, se non mi sbaglio, però stiamo parlando di parecchi anni fa, quindi sì, comunque li leggevo, mi piacevano. Poi, 10. Che genere di libri ti appassiona di più? Allora, a me piacciono tanto i fantasy. Assolutamente. Quindi vampiri, licantropi, mostri di qualsiasi genere. E poi anche quelli tipo mistici, quindi di mistero, tutti che fighi, mi piacciono anche quelli. Poi, allora, numero, mi sono persa. Un attimo. Numero 11. Quali sono le serie TV preferite? Ciao. Allora, per questa domanda dovrei stare qua tipo 10 anni, no? Non si può. Allora, io seguo, cioè, non lo so quante serie TV seguo, tantissime. In questo momento, vabbè, c'è The Walking Dead, per forza, per forza. Poi The Vampire Diaries, Grey's Anatomy, Teen Wolf, ecco, Teen Wolf la adoro, ecco, è veramente stata una scoperta come serie TV che non c'era tantissimo, eppure veramente bella, 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 bella. Poi cosa sto guardando? Vabbè, Two Broke Girls, che è quello delle due ragazze che fa ridere di Brooklyn, molto carino, molto carino, molto divertente. Poi sto pensando che io ho il mio sito, ogni volta che c'è l'aggiornamento vado dentro. Ho iniziato a vedere nell'ultimo periodo Shadowhunters, che adesso, se non sbaglio, è finita. Comunque, carina, io l'ho trovata carina. Premetto, non ho letto i libri, quindi non incazzatevi. Non ho letto i libri, quindi non so, diciamo, le varie cose che non vanno bene. Comunque, la serie di per sé, non vedendo i libri, a me è piaciuta, non leggendo i libri. Poi, vabbè, ce ne sono, ragazzi, veramente tantissime. Cioè, sono talmente tante che ho perso i conti. Ho iniziato a vedere The Shannara Chronicles, carina che quella, boh, niente di che, sinceramente non è spettacolare, però vabbè, è guardabile. E poi vabbè, se vai indietro nel tempo, guardavo Buffy, cioè era il top, guardavo Veronica Mars, bellissima, l'adoravo, la follia. Vabbè, insomma, cioè praticamente l'80% delle serie TV del passato le ho viste tutte. E poi adesso recuperiamo con quelle nuove. Andiamo avanti. Allora, 12, qual è il tuo film preferito? Allora, ne ho diversi di film preferiti. Il primo che mi viene in mente è sicuramente Constantine. Constantine è uno dei miei film preferiti, adoro, vabbè, Keanu Reeves, ma mi piace proprio il film. Poi mi piace tantissimo Cruel Intention, che c'è sempre Sarah Michelle Gellar, quella che ha fatto Buffy. Poi mi piace tanto Sin City, il primo. Poi vabbè. Parlando di film horror, che io sono chiaramente una fan sfegatata, tutti i Nightmare, quindi tutti quelli con Freddy, Jason, quindi tutti quelli degli anni 80, diciamo, come film horror, a me piacciono tanto. E, oddio, poi adesso, guarda, ne avrei una marea, poi quando devi stare a dirli ti dimentichi tutto. Vabbè, dai, diciamo questi, in realtà ce ne sono tantissimi altri, ma diciamo questi. Poi, quale cellulare possiedi e ne sei soddisfatto? Allora, io ho l'iPhone 6S Plus e sono molto molto soddisfatta. Sono passata al 6S Plus dal 4, quindi cioè, è stato un cambiamento assolutamente positivo e io con l'iPhone mi sono sempre trovata bene, non posso dire niente. Poi, numero 14, cosa ti piace di più della tecnologia? Cosa mi piace di più della tecnologia? Poter vedere quello che voglio, quando voglio, come voglio. E poi, vabbè, il fatto che sei sempre comunque in contatto con tutti, che hai sempre, insomma, un motivo per entrare a vedere se qualcuno ti ha scritto, qualcuno ti ha cercato, qualcuno ti ha taggato, che ne so io per queste cose qua. Però sì, prevalentemente è questo che mi piace, il fatto che posso vedere, le mie serie TV, i miei film, quando, come voglio, in ogni situazione, in ogni luogo, cioè senza avere problemi.
E la numero 15, che è l'ultima, è tagga chi vuoi. Allora, io taggo per questo video, per questo tag. Allora, Silvia Creazioni, non so se l'ha già fatto, quindi se l'ha già fatto, vabbè, perdonami. Comunque, taggo lei. Taggo Nancy Julie Bijou, anche, mi farebbe molto piacere. Anche lei, non so se l'ha già fatto, quindi loro due sicuramente. Poi magari sto pensando a qualche altra ragazza. Anche Marta Creazioni, anche lei non so se l'ha già fatto, perché so che non è nuovissimo, quindi magari l'hanno già fatto, però beh, basta. Insomma, taggo loro. Niente, io adesso ho terminato, mando un bacione grandissimo a tutti quanti, spero che il video vi sia piaciuto. Ciao da me, da Pusin, dal mio cuscinetto, un bacione.